All'inizio un po' di ansia, poi prima prova speciale trasferimento, seconda siamo arrivati a casa e Peppe volava, semplicemente volava. Abbiamo fatto il primo tempo di classe e 14° tempo assoluto. Poi purtroppo, come si sa, le gare sono lunghe, alla penultima prova a Sant'Angelo ci siamo girati, abbiamo perso un po' di tempo. E tutta l'ultima prova ce la siamo fatta tipo tappa di trasferimento, salutando anche la gente perché le gomme non c'erano più. Comunque era una cosa, col tutto e cuore, Peppe è un campione. Bravissimo. Sto fermato, andate a dare voi il premio. È il terzo di classe N2. Allora siete stati a lungo secondi, mi pare, è anche vicino al primo posto, sì, credo un po' primi. Credo che sia quasi un debutto, lui è giovanissimo, un figlio d'arte, oggi ho saputo un po' di cose di te, quindi in quel momento, che è successo poi per cui c'è stata questa... Raccontaci. No, è da tanto che lo volevo fare, e ci siamo divertiti, siamo forti, abbiamo camminato forti. Come prima esperienza, bene. Quindi pensi di avere ancora tanto da migliorare? Certo, tanto da imparare. Sempre con me. Sempre certo. Con lui. Coppia fissa. Ritirate il premio perché è questa formula affidata, comunque è stato un ottimo debutto. Devo dire che per le potenzialità ci sono tutte per riscattarti nelle... Allora, due terzi di classe, uno e due, via. La foto. Specialmente grazie a tutti nella PS Castello Umberto, dove proprio striscioni, siete stati fantastici. Grazie. Grazie. Il premio più importante, 81. Forza, premiamo questo appena... Arrivi da, poi se tu stesso auto premiarti questa vittoria bellissima che ho seguito durante la giornata. La vittoria di classe N2 per Giuseppe Cangemi e Andrea.